Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas. Le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi. Nell'album Due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Ben trovati su Globus Radio Station da Antonella Guglielmino e Enzo Stroscio. Ciao. Eccoci Enzo. Qua. Oggi una puntata un po' su un suono musicale spaziale. Un siderale. Jazz siderale, come lo chiamiamo? Un anche jazz di più. Che attinge al passato e va al futuro, no? Infatti, quindi siamo con il gong, no. Mi dire siamo con il gong, no? Assolutamente no. Mannaggia. Sono reduci di un successo strepitoso avuto ieri al MA, quindi sto parlando di Francesco Biarzatti, Tinissima Quartet. Wow! Sono in netta minoranza, unica femminuccia in mezzo a tutti questi uomini. Allora, facciamo i saluti a giro. Francesco. Ciao a tutti, buongiorno. Giovanni. Ciao e buon ascolto a tutti. Danilo. Ciao e benvenuti. Zeno. Ciao, buon pomeriggio. Loro ci devono dare il tempo, no? Perché certo. Basso in batteria. Sembravi a Mary. Ricordiamo cosa suonano, così magari facciamo una rinfrescata. Allora, Giovanni Falzone è alla tromba e gli effetti vocali. Io ho messo anche alla bottiglia, ci ho scritto anche perché anche una bottiglia fa musica. Tutto fa musica. E si chiama Utility, ho messo una bottiglia e fa sempre musica, no? Sì, ti sì, piace? Sì. D'accordo. Danilo Gallo al basso distorto. Ti piace questo qua? Sì, va benissimo. Anche pulito, dai, non è che lo suona sempre distorto. Lui quando piace lo spolvera è pulito. E Zeno De Rossi alla batteria e percussioni, monopercussione. Monotematico. Ho messo percussione statica perché era proprio ghiaccio vivo, era messo così con, sembrava, sai, Teen Soldier, quei soldatini particolari, tin. Non faceva neanche uno sguardo proprio. Niente. Non distogliamo lo sguardo. Si scomponeva. Non si scomponeva. Tutto studiato. E tutto era diretto da chi? Da chi era diretto? No, non so. No, un certo Francesco. Biarzatti. E allora? E allora io desidero sapere da Francesco. Ma Francesco, quando ti è nato questo progetto? Allora, questo gruppo è nato nel 2007, a metà del 2007, perché volevo fare un lavoro dedicato a una mia conterranea, alla grandissima Tina Modotti, che è stata prima di tutto un'attrice. Perché tu sei di? Io sono friulano, sono di Pordenone e Tina Modotti era di Udine. Per me è un grandissimo personaggio di cui mi sono innamorato un po' d'anni fa a Parigi, scoprendo i suoi libri nelle librerie, usati tra l'altro. Sì, perché ho letto dalla tua biografia che prima hai fatto l'accademia nella tua regione, poi sei andato a New York. Ho fatto il conservatorio. Infatti hai fatto, insomma, hai una biografia piuttosto nutrita. No, diciamo che come studente ho studiato prima a Udine, poi mi sono trasferito a New York e poi quando sono rientrato in Italia ho abitato prima a Verona, dove ho incontrato Zeno, con il quale collaboro ormai da 15 anni più o meno, e poi nel 2007 ho voluto riunire questo quartetto perché l'anno prima avevo conosciuto Giovanni
2006, credo, a Parigi, al Conservatorio, durante una session così di puro divertimento, di puro scambio. Un siciliano a Parigi. Un siciliano a Parigi, citando chi? Gershwin, forse? E quindi quando ho sentito Giovanni ho voluto subito collaborare con lui. Lui, mi ricordo che mi diede il suo disco, Meeting in Paris, lo ascoltai, gli ho chiamato subito, dico: Giovanni, io devo fare una cosa con te. Appena ho avuto l'idea ho chiamato Zeno, perché era un po' di anni che non suonavamo più insieme, quindi l'ho voluto in questo progetto perché sapevo che avrebbe contribuito in maniera determinante sicuramente, ma sapevo che mentalmente, poi per il lavoro con la Modotti, ci sarebbe stato, e musicalmente avrebbe dato un contributo che poi è quello che ha dato, perfetto, diciamo. E la scelta di Danilo invece è stata, cioè, Danilo lo conoscevo ma non ci avevo mai suonato, quindi consultandomi con Zeno poi è arrivato Danilo ed è stata la scelta più azzeccata, perché la chimica tra di noi è perfetta, diciamo. Infatti sono 5-6 anni che collaboriamo insieme, suoniamo tantissimo, soprattutto in Francia dove abito e ho una manager che ci trova parecchio lavoro. E quindi siamo arrivati al terzo lavoro, passando da Tina Modotti, passando attraverso la suite per Malcolm X, siamo arrivati a questo lavoro che invece è un po' meno impegnativo dal punto di vista dell'ascolto ed è un tributo alla musica di Monk. Perché proprio Monk avete scelto? Perché Monk, allora, questa idea è un'idea che ho avuto ancora nel lontano 2005, che era quello di mixare Monk con i grandi del rock, sì. E avevo 3-4 idee sulla carta, poi chiaramente lavorando molto con loro, essendo on the road, nei treni, negli aerei, negli aeroporti, soprattutto nelle loge, come si dice, nei camerini dei teatri dove ci esibiamo, abbiamo cominciato a lavorare, a montare, a scherzare su questa cosa qua. Alla fine loro, che sono dei musicisti molto generosi e creativi, hanno contribuito insieme a me a portare a termine quest'idea, quindi abbiamo creato un lavoro corale. Prima ero io che scrivevo la musica, questa volta invece nessuno di noi ha scritto, però tutti hanno contribuito in maniera uguale, possiamo dire, a portare a termine questo lavoro, che è un lavoro scherzoso dal punto di vista così dell'iniziativa principale. È stata una fusione delle vostre creazioni musicali, esatto, insomma. Ma alla fine ci siamo divertiti perché tutti e quanti abbiamo un retaggio molto rock, siamo dei jazzisti che però hanno un background pop, rock e anche classico, alcuni di noi. Certo. Francesco, prima allora di passare alle geografie anche del gruppo, che è importante, sì. Noi stiamo in sottofondo ascoltando Round Midnight, con il primo accenno al gruppo rock che era quello dei Police, sì. Walking of the Moon, sì. Però io ti voglio fare ascoltare, vogliamo far ascoltare ai nostri carissimi amici che ci sentono in radio, un brano che ha un suo fascino particolare. Io direi alla regia di lanciarlo e poi lo andiamo a commentare. Va bene. Eri scomposto. Eh sì, mi ero illuso io, caro Francesco. Prima mi hai detto che c'erano i gong, poi mi hai fatto capire che c'era Steven Tyler e gli Aerosmith. Ma come funziona allora? Come funziona? Te lo spiego io come funziona. Intanto, guarda caso, questo è il primo pezzo che io ho avuto in testa di realizzare, proprio questa partitura qua, cioè questo incrocio qua, è un'idea molto vecchia ed è la genesi di tutto questo lavoro. Quindi mettere insieme gli Aerosmith con Thelonious Monk. Da qui poi la seconda idea che ho avuto era quella di Bam Sha Swing con Another One Bites the Dust, che era solo una bozza, poi insieme a loro l'abbiamo sistemato. E così via, poi ognuno di noi ha contribuito, come dicevo prima, a portare sempre nuove idee ed è stato veramente un divertimento montare questo lavoro. E ti posso dire che il divertimento ieri sera, ripetiamo che grazie a Pompeo Benincasa e all'associazione di Catania Jazz tu eri al mano, sì. Con tutto il tuo gruppo e, sì. E tutte le persone che erano lì swingavano con le mani l'Aerosmith gezzato ed era una cosa veramente vedere muovere le mani, i piedi, era in modo molto sottile, pulito. Voi neanche ve ne siete accorti, ma qualche piccolo movimento delle gambe c'era. No, non ce ne siamo accorti, anzi ti dirò che a volte in Francia riusciamo a portare in piedi anche migliaia di persone alla fine del concerto, che sono lì che saltano e ballano, cantano e fanno casino come un vero concerto rock. Ma tu che suoni il sassofono, sì. E riesci a vedere le persone, riesci a capire quello che vogliono in quel momento? Sì, diciamo che ho spesso il polso della situazione perché suono da 30 anni, quindi, e ho suonato dopo una lunga gavetta, cominciando dalle sale parrocchiali fino alle discoteche, eccetera. Credo di avere abbastanza il polso della situazione di quello che sta succedendo sotto. Il brano che abbiamo ascoltato era Straight No Chaser e Walk This Way, che è sempre contenuto in questa produzione, sì. Che è nata quando? Nel 2000. Questo disco è stato inciso nel gennaio 2012. Si chiama Monk 11. And Roll.
È sicuro? No, 12. 12. Danilo, perdi colpi. Questo è molto grave. Capita. La Milano da bere ti fa male. Quindi questo progetto si chiama Monk and Roll. Monk and Roll, sì. Che è un progetto veramente importante e notevole, perché anche l'incisione che io ho potuto sentire è veramente notevole, quindi è importante, sì, abbiamo, amalgamare i suoni. Abbiamo curato molto anche l'incisione, abbiamo parlato a lungo perché eravamo al terzo disco e volevamo incidere in una maniera diversa, molto più rock, perché i lavori precedenti erano sì jazz, comunque sempre con delle commistioni, perché comunque la mia scrittura è molto influenzata anche dalle altre musiche che io ho frequentato, cioè la musica da discoteca, la musica classica a volte, la musica rock, il folk, eccetera eccetera. Ma i signori professori qualche mano te l'hanno dato, no? I signori professori gli danno sempre una mano, perché questi sono tra i più grandi musicisti italiani, beh, sicuramente in Italia, ma io oserei dire anche a livello europeo. Questo gruppo ha il suo perché. Quindi... Infatti ho visto che venite da parti d'Italia diverse, sì, tu sì. Vieni da Pordenone, sì. Giovanni da Aragona e Danilo da Agrigento, Foggio. Agrigento, certo. Agrigento, Aragona. Aragona. Zeno da Verona. Stavo arrivando proprio a Giovanni, perché da Aragona, che è un centro dell'Agrigentino, sì. Provincia di Agrigento, sei arrivato a Parigi. Ma che percorso hai fatto? Il mio percorso è lungo. Vuoi dirlo tu? No. Ah, ok. Il mio percorso è molto lungo, nel senso che purtroppo io adesso vivo a Milano in realtà. Certo. Non purtroppo, felicemente abitante milanese. Sono di Aragona, dove sono cresciuto, nella banda del paese. E lui ride. E per me Aragona è più importante di Agrigento, perché sono di Aragona, non posso dire solo Agrigento. Certo, ovvio, sono d'accordo con te. Rido, no, sai no. Perché? Perché i più grandi musicisti, mi disse Mario Biondi, bravo, i più grandi musicisti. Ma non l'ha detto lui. No, mi ha detto che lui ha preso i più grandi musicisti che sono nati tutti in complessi bandistici. Bravissimo, e c'ha ragione. E ha ragione. Perché la banda, che Dio la benedica, giusto, sono d'accordo. È un vivaio importantissimo. Primo, perché è un punto di aggregazione eccelso per i giovani musicisti che imparano a suonare. In musica d'insieme ti danno anche la disciplina, ti danno la disciplina, ecco. E poi voglio dire, in banda impari soprattutto a sapere stare con gli altri, quindi vuol dire ascoltare il tuo compagnetto di legio, imparare a essere intonato. Imparare a essere intonato vuol dire imparare a rispettare il vicino, perché se suoni più forte poi magari rischi di sopraffarlo, e quindi impari a vivere, impari a comportarti. Se poi questa cosa la sai applicare ovviamente nella vita di tutti i giorni, è un valore aggiunto che insomma, certo, quindi, che acquisisci. Scusami, subito dopo la banda di Aragona? No, dopo io sono andato a Milano, perché ho vinto un concorso nell'Orchestra Sinfonica di Milano, con la quale ho suonato per molti anni. Quindi io abito in realtà a Milano dal 1997. Un po' di tempo fa, insomma. Sì, un po' di anni. Però dico sempre che sono di Aragona perché ci tengo, perché voglio dire, le origini sono sacre. Importantissime. Per me sono importantissime. Non mi piace abbreviare così, dire Agrigento o siciliano. Io sono di Aragona e sono fierissimo. Perché una realtà che non ti offre apparentemente niente, eppure poi veniamo fuori, vuol dire che insomma la volontà, il desiderio, il talento ovviamente, è dentro di noi. Dobbiamo avere soltanto la voglia e la forza poi di sapere, come dire, andare oltre il bivio, l'incrocio, certo. Come dire, alla fine ma del anche la paesino. Capacità di tirare fuori quello che uno ha dentro. Ecco, per quello io ci tengo a essere così. Poi chiaramente negli anni ho avuto dei riconoscimenti nel jazz che mi hanno incoraggiato in qualche modo a dedicarmi a tempo pieno a questa cosa. Finché non hai incontrato Francesco. Nel 2006 ho abitato quasi un annetto a Parigi, sì. E quindi poi lì ho conosciuto Francesco, però ovviamente ognuno di noi ha le nostre attività parallele che portiamo avanti come progetti, quindi voglio dire, questo è un gruppo che è nato lì, però chiaramente poi da lì ognuno di noi fa tutto, insomma, tutto un percorso alternativo. E invece Zeno, che vieni dalla città degli innamorati? Sì, io vengo da lì, anche se in realtà vivo a Ferrara, quindi nemmeno io sono rimasto nella mia terra d'origine. L'hai fatta di strada comunque. Sono 100 chilometri di Transpolesana. Sì, è vero, per quello è molto pericolosa. Piedi, la Transpolesana è pericolosa e con la nebbia, cioè, hai ragione. Ma adesso è migliorata la segnaletica. E quindi il tuo percorso qual è stato? Ma io ho iniziato insomma a Verona, sono autodidatta, ho iniziato ascoltando più concerti e più dischi possibili e andando a vedere soprattutto i musicisti più bravi che suonavano in città, tra questi c'era appunto Francesco che ha qualche anno più di me e si vede. È bastardo. Non lo potete vedere in radio. Ci sì, lo vedranno, lo vedranno. Non è vero. E poi ho avuto la fortuna di appunto
di iniziare un progetto con lui nel 96, forse 95. 95. E niente, quindi da lì sono. Lo prendevo quindi, quando usciva dalla terza elementare, andavo a prenderlo con la manina, con le caramelle e lo portavo a suonare con esatto. me. Esatto. Ho capito. Invece, Danilo, tu da Foggia sei arrivato a. E adesso abito a Milano. Io sono appunto originario di questa apatica città pugliese, orgogliosamente originario. E poi passando 15 anni in Veneto, tra Venezia e Padova, adesso sono arrivato a Milano, a 2 chilometri da Giovanni. Diciamo che il mio percorso nasce un po' degli albori classici, ero un chitarrista classico e poi così non ho avuto esperienze bandistiche, ma per esempio ho avuto esperienze di liscio, suonavo in tutte le balere del Gargano. Non so. E quindi la disciplina l'ho imparata lì, non nelle bande, ma l'ho imparata lì. E poi sono passato, sono un po' onnivoro dal punto di vista musicale, e ho ascoltato e ascolto di tutto, dal punk a Claudio Baglioni. Ho capito, bene, quindi vedi che miscellanea che c'è in questo gruppo. Io direi che le esperienze alla fine poi convergono sempre in progetti importanti. E riprendiamo il progetto Monk and Roll, perché gli artisti da cui si è attinto, caro Francesco, sono grandissimi artisti. È la storia del rock. Del rock, stiamo parlando, certo, di Led Zeppelin, di Pink Floyd, certo, gli Aerosmith abbiamo sentiti, certo, i Police, Queen, David Bowie, Lou Reed, che poi ascolteremo, ma ascolteremo un brano dove c'è un artista a noi molto caro che purtroppo è scomparso. Ascoltiamolo. Caro Francesco, avete scomodato anche Michael Jackson allora? Certamente, perché no? Lui ha scomodato noi molte volte col suo groove, ci ha fatto spesso alzare dalla sedia e ballare, noi l'abbiamo scomodato lui. Ma il groove nasce sempre da fondamentali che nel jazz hanno sempre qualcosa da prendere, no? Beh, il jazz è un contenitore, diciamo, senza porte, senza finestre, entra di tutto, si sì, prende sì, di tutto. Sì, come il blues, che poi alla fine, insomma... Blues sì, è più l'origine di tutta la musica moderna, diciamo, mentre il jazz è un po' più aperto, diciamo, forse, no? Quindi... raccoglie di tutto, per fortuna, altrimenti sarebbe una musica morta, diciamo. Allora Francesco, siccome siamo verso il finale della trasmissione, certo, facciamo un po' di curiosità, sì. Voi siete adesso in una città di mare che è quella di Catania, giusto? Però sì, venite da Dunkerque, siete stati in sì, concerto lì con la sì, Latinissimo Quartet, sì. Che esperienza avete avuto tutti quanti lì in questo posto di mare rispetto a quello nostro? Della... Diciamo che sicuramente in estate a Dunkerque l'acqua è come qua ora, è come temperatura, credo, perché le temperature del Mare del Nord sappiamo che sono, almeno per me, io non mi bagnerei nemmeno a Ferragosto lì. Assolutamente. E poi c'è un assordante suono di gabbiano, ecco, continuo, che si sente negli hotel, si sente nelle strade, questa è la grossa differenza, sì, che sì, c'è. Poi chiaramente il clima è molto diverso, il cibo è molto diverso, qua abbiamo mangiato. Però ovviamente, diciamo anche quella cosa bellissima che tanto ci ha colpito, dei due signori organizzatori sì, del sì, club, vai Giovanni, dillo che tu. Sono una coppia di un signore di 85 anni, la moglie ne ha 75, la moglie ha seguito tutto pari passi dalla mattina alla sera, pari passo, voglio dire, passo passo, tutto quello che facevamo, da prenderci in stazione, ad accoccolarci, fino alla sera a bere il bicchiere di vino con noi dopo e in prima fila, in prima fila a fare, come dire, con le mani il tifo, da vera fan, rock and roll fan. Madonna. Quindi siamo rimasti scioccati da così tanta energia, così di questa bellezza veramente indescrivibile. Allora, vorrei dire che Giovanni Falzone ha suonato anche con tanti gruppi, ma uno degli ultimi sono le Mosche Elettriche, no? Sì, quello è il mio gruppo elettrico col quale, diciamo, faccio dei progetti miei originali da diversi anni. Il primo brano si chiama Ride, no? Si chiama, sì, uno Ride e l'altro è Bayer, se vogliamo fare un po' di così non scontentiamo nessuno. Non scontentiamo neanche Danilo Gallo, che è anche in ensemble con Mauro Ottolini Saxophonics, no? Saxophonics, cioè, sì, sono dei gruppi in cui milito, uno è un bel gruppo. E poi con Zeno sei anche con il Francesco Bigoni, Franco D'Andrea Sextet, col progetto di Guano Padano, insomma, sì, sì, che dici tu, sì, caro sì, Zeno? Guano Padano, c'è anche Danilo, sì, e poi suona pure nei Sousaphonics di Ottolini. Insomma, vi scambiate tutte le ci esperienze. Ci scambiamo. Quindi, caro Francesco, hai tre elementi che sono all'avanguardia delle esperienze musicali. Sono i migliori in assoluto. Allora, noi ci promettiamo di rivederci quanto prima. Chiudiamo adesso l'ascolto di questo bellissimo brano,
ricordando che il gruppo è anche nelle parole crociate, no? Mi pare che abbiamo provato. Ma sì, in realtà eravamo già finiti su un testo di filosofia. Infatti, una mia amica mi mandò una foto qualche anno fa in una libreria, presa in una libreria di Venezia, dove c'eravamo noi, tinissima, come copertina di un libro di filosofia, e non si sa perché. Non ve l'ho mai girata questa cosa. E adesso siamo nelle parole crociate ai finlandesi, probabilmente perché abbiamo fatto un paio di concerti, due concerti in Finlandia due anni fa. Che ne so, forse siamo un mistero per loro e siamo enigmatici. Ci saranno incrociate le orecchie. Esatto. Allora, su Globus Radio Station noi promettiamo di rincontrarvi, quindi di ospitarvi qui. Magari dal vivo anche. Anche dal vivo. Conveniamo una bella ensemble. Speriamo. Noi vi salutiamo con un altro brano vostro che si chiama Criss Cross, dove c'è la mano e il basso di Danilo, che è fantastico, che ci fa assaporare le melodie di un grande Walk on the Wild Side di Lou Reed. Alla prossima grazie Francesco, occasione. grazie a voi. Giovanni, grazie. Danilo, grazie. Zeno, ciao, alla prossima. Ciao. Il brano ciao. E poi c'è il turnover. Hello? Pablo, this is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundance. Cosa serve per far crescere la Sicilia? Serve che regione e comuni funzionino. E per farli funzionare, serve che la classe dirigente partecipi all'attività di queste istituzioni e le controlli. Perché ciò accada, serve un'informazione investigativa, completa, coraggiosa. Per questo c'è QDS.it, quotidiano di Sicilia, la voce della classe dirigente siciliana contro l'inefficienza della burocrazia. Abbonati, serve anche il tuo impegno per far crescere la Sicilia. Centro Residenziale Anziani Veteres. Attività di animazione, psicologa, pet therapy, fisioterapia di gruppo, assistenza medica specialistica geriatrica. Centro Residenziale Anziani Veteres, in via Trovato 34, San Giovanni la Punta, e in via Padre Recupero 16, Pedara, Catania. Telefono 095 741 5076 e 366 95 48 717. Arti sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti sonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Farmacia San Mauro, cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Globus Magazine, cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Radio ritratto, pennellate dal mondo VIP. Turnover effettuato, quindi compagno di viaggio non è più Enzo, bensì... il meno bello magari, ma il più importante, Franco Liotta. Ciao Franco! Ciao! Allora,
Oggi invece è una puntata anche questa stellare. Io guarda, ci sono delle giornate che non sono proprio stanche, insomma, persone VIP, sempre più VIP, ma basta. VIP. Però oggi invece di parlare soltanto, parliamo anche di arte. Certo, sì. Quello sempre. Ma non l'arte dell'attore, del regista, del cantante, del musicista, ma anche l'arte che forse fa più piacere a voi donne. Sicuramente sì. Che è quella dei diamanti. Wow, mi piace molto questa cosa. Infatti, allora abbiamo Mario Pinato che è un grande attore, non c'è bisogno manco insomma di grandi presentazioni. Quando si dice siamo diventati ormai anche internazionali, certo, abbiamo più internazionale anche, con Mario Pinato. Abbiamo so anche, grazie, molto gentile. L'Hollywood Party. Infatti. E poi invece abbiamo Achille Maresca Bulone che è invece un gemmologo. Ben arrivato. Ciao, grazie, ciao a tutti. Che ci parlerà appunto di questo mondo molto particolare, per quanto mi riguarda molto sconosciuto, ma sicuramente ecco, già mi hanno riprovato perché faccio rumore, come sempre naturalmente. È un mondo oscuro ma che è sicuramente molto affascinante. Allora, cominciamo un attimo con appunto con Achille. Achille, giusto? Dimmi pure, no, sì, no, Achille Maresca Bulone. Come mai due cognomi? Sono il cognome di papà e quello di mamma. Non mi sembrava giusto portarne soltanto guarda, uno. Guarda, mi fa ancora più simpatia. Non solo perché è gemmologo, anche perché ha questa tesi e io sposo Toto. E quindi stavi dicendo appunto mamma e papà e quindi tutti e due i cognomi. Ma invece parliamo della tua professione. Tu mi dicevi che diciamo che è diventata anche per caso. Sì, è diventata per caso una passione, un amore a prima vista, devo dire, verso questa materia sconosciuta completamente. Ignoravo anche che esistesse uno studio delle gemme. Invece al primo incontro è stato un amore a prima vista e da lì sono 15 anni ormai che faccio questo mestiere in giro un po' per l'Europa e per il mondo. E da 3 anni sono ritornato ora in Sicilia. Io sono uno di quei pochi che ha sfruttato la crisi per ritornare a casa, è stato un vantaggio per perché me. Perché prima, scusami, dove hai esercitato la tua professione? In Olanda, principalmente per quasi 4 anni e poi per 3 anni in Africa. In Sudafrica? No, Ghana, Namibia e infine Tanzania. Eravamo sulla terra dei laghi al confine con Kenya e Congo. E lì mi occupavo di grezzo in particolare. Ma qual è la differenza fra il grezzo e il taglio poi del diamante praticamente? Vedendo diciamo un grezzo facilmente si confonderebbe con un pezzo di vetro, comunque con uno scarto che nulla farebbe pensare che poi il taglio lo porterebbe diciamo ad essere quel diamante tagliato con quello scintillio e la brillantezza e quei colori a cui tutti siamo abituati. Quali sono i tagli più importanti? Beh, il rotondo sopra tutti, anche perché la ritenzione di peso è minore rispetto agli altri tagli, quindi c'è una perdita maggiore e naturalmente quindi il prezzo sale. Poi abbiamo il Princess, il cuore, tagli fantasia, la goccia, quelli più conosciuti, l'ovale e così via. Ma a parte il fatto che perché sono pochi e quindi cioè è un materiale raro. Esatto. Ma dove l'importanza di un gioiello, l'importanza di una pietra, da cosa si vede? Cioè dal taglio oppure c'è qualcos'altro? Le famose 4C. Sono le 4 caratteristiche che formano il prezzo, di cui devo dire la caratura credo che sia, anzi sono sicuro che sia la caratteristica meno importante. Abbiamo pietre molto più piccole che costano molto di più di pietre più grandi. Questo dipende da una combinazione di fattori che sono appunto le 4C, che sono il colore, la purezza, il carato ed il taglio. 4C perché naturalmente le scale sono in inglese, sono cut, color, clarity e carat weight. Quindi la combinazione di questi 4 elementi formano il prezzo. La gente deve sapere che quando va a comprare un diamante, la cosa più importante è chiedere un certificato gemmologico che permetta di capire e sapere quello che si è comprato. Quindi non è tanto il discorso del negozio, ma quanto invece di chi lo ha prodotto e lo ha... Sì, di chi gli ha dato una determinata collocazione. Di solito si parte dal prezzo. Noi non andiamo a comprare una macchina in quanto tale o una casa o un abito in quanto tale, vorremmo anche conoscere i dettagli, quindi nel caso di un'auto la cilindrata, la marca, la motorizzazione, gli optional e così via, nel caso di un abito magari la sartoria, il tessuto che usiamo. Stessa cosa vale per i diamanti. Senti, il diamante non è un diamante in quanto tale,
Cioè, non si può comprare o vendere un diamante solo in quanto diamante. Ok, certo, e poi ci sono tutte le altre cose. Sì. Però il mondo, diciamo, dei diamanti, dell'estrazione, non so se è una leggenda o è la verità, c'è un po' come una, cioè come uno sfruttamento appunto delle popolazioni c'è meno fortunate. Fatto pure quelle, un film, e hanno fatto pure un film con Leonardo DiCaprio. Assolutamente sì, anche se sfioriamo, diciamo, la superficie del problema con il film, con i racconti, perché nella realtà è molto peggio. Anche se devo dire che, a parte il diamante, sono d'accordo con te, dovremmo pensare in questi termini quando si parla anche di metalli preziosi o quando si parla anche di vestiario, calzature, con lo sfruttamento della manodopera, non so, in Vietnam o in Cina. Quindi dovremmo fare una riflessione, diciamo, più di generale, respiro un po' più ampio per quanto riguarda soprattutto delle risorse minerarie, in questo caso, che noi non possediamo e che andiamo a prendere da qualche altra parte. Quindi perlomeno lasciare un minimo indispensabile a quelle popolazioni, un minimo, ecco, senza depredare, prendere tutto, o nei casi peggiori anche finanziando delle guerre con quei soldi con cui si acquistano i diamanti. Però vedi, parlavamo di film, naturalmente l'assist naturale per andare da Mario. Il film era Blood Diamond, infatti, con Leonardo DiCaprio. Tu con Leonardo DiCaprio non ci hai lavorato? No. No, non hai lavorato, però hai lavorato con altri grandi, vero Mario? Sì, non mi sono potuto mai lamentare. Infatti abbiamo visto che, insomma, anche lui ha una biografia molto nutrita. Diciamo che lui ha lavorato con una delle attrici più belle e più sexy del mondo, che è Sharon Stone, per esempio. Sì. Ma anche con la Binoche. Sì, con la Binoche, un film del 2005, Mary, di Abel Ferrara. E devo dire, mentre passa sottofondo la mia canzone preferita di Grace Jones. Ma infatti, allora facciamo una cosa, ascoltiamola, esatto, e dopodiché ricominciamo. Dai. Con molto piacere. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP con il famoso attore Mario Pinato e il gemologo Achille Maresca Bulone. Infatti. No, perché questo fatto dei due nomi, dei due cognomi, un attimo così di confusione. Allora. Mario, ma ascoltami, da Catania a Roma a Hollywood, ma che percorso che hai avuto? Raccontacelo brevemente. Dunque, intanto il percorso è stato Catania, Hollywood, Roma. Ah, direttamente, sì, ecco. Sì, sì, perché facevo il ballerino e ho deciso di andare a Los Angeles. Facevo il ballerino qui a Catania di Martha Graham, un teatro danza. Per farla molto breve, sono entrato all'Actor Studio, ho fatto 3 anni lì all'Actor Studio. E ho cominciato a fare dei play a teatro lì dentro i teatri dell'Actor Studio. Mi ha notato una produttrice e mi ha fatto firmare un contratto per 5 film d'azione, dove da questi 5 film d'azione sono riuscito a ricavare questi 5 minuti e mezzo di showreel. Sì. E l'ho spedito a tutte le produzioni importanti di Los Angeles. E da lì? E da lì mi ha risposto Jean-Claude Van Damme. Solo? Sì, stranamente. Jean-Claude Van Damme, che faceva un film con Mickey Rourke, beh, non mi ha risposto lui, ma la produzione. Certo. E ho fatto questo provino e me ne ho preso due, ho fatto effettivamente 4 provini. Facevo la guardia del corpo di Mickey Rourke con Jean-Claude Van Damme e Dennis Rodman. Cioè, insomma, persone così, no. Personaggi, insomma, stiamo parlando dell'uomo della strada, ecco. Lo so. È l'uomo della strada, però chiaramente è innegabile che sono dei grandi attori. Sì, lo sono, ma ci ho messo 6 anni, non è stato su una cosa che sono arrivato lì e aspettavano me. Ecco, no, cioè, sono questo stati no, 6 anni sicuramente, di sacrifici. Però... Esatto. Però dico, quel film è stato poi girato a Roma. Esattamente. Per cui lui che cosa faceva la sera? Se li portava dietro per Roma, diciamo in giro per Roma. Esatto. E naturalmente tutte le donne, tutte le cose, insomma, era un modo per poter acchiappare. Esattamente, senza bisogno di gente. Avessimo avuto tutti la sua possibilità, voglio dire, no? Acchiappava, ecco. Questa me la sono inventata, però acchiappavo perché avevo 30 anni. Questo era il motivo. Certo. E questo film mi ha portato a quello con Sharon Stone, con Andy McDowell, Jeff Bridges, quello con Roy Scheider e tanti altri. Non abbiamo, scusate se faccio l'immodesto, ma non abbiamo il tempo materiale per dirli tutti, perché ne ho fatti una 50ina tra cinema e fiction, quindi non abbiamo il tempo, cerco di sintetizzare più che posso. Certo, mi rendo conto. Comunque, insomma, non c'è il tempo. Poi lui torna in Italia perché lo chiamano per Orgoglio,
E Orgoglio è stata che una, è una fiction? No, una delle più importanti, certo. Forse quella che ha avuto maggiore successo in quegli anni. Dal 2000. Ma mi sembra che anche su Rai Premium è ancora in onda. Oggi la stanno rifacendo su Rai Premium, la fanno ogni anno su Rai Premium, ripropongono. Quest'anno, a maggior ragione, sono i 60 anni della Rai, noi l'abbiamo girata nei 50 anni della Rai. Ecco, quindi, e in Orgoglio tu facevi... Il contadino buono. Per la prima volta. Perché poco fa, quando parlavamo, lui diceva, porca miseria, mi fanno fare sempre le parti da cattivo. D'assassino. Forse perché ho la voce, l'aspetto, la faccia. Sì, io quando ho incontrato Mario ho detto, mi sembri Terminator 2, la vendetta. Esatto. E lui vorrebbe fare il suo desiderio, è quello di fare un semplice avvocato. Di provincia. Solo che non lo faranno mai fare, penso. Ma invece, ascoltami, in Roma cosa hai girato ultimamente? Perché sul tuo profilo ho visto tante fotografie. Ecco, dunque, è stato un film americano girato sempre a Roma, con Rutger Hauer, che era uno dei protagonisti di Blade Runner, con Daryl Hannah, una sirena a Manhattan, Wall Street. Come no. Danny Glover, che era l'afroamericano che insieme a Mel Gibson girava Arma Letale, Michael Madsen, poi c'è Stephen Baldwin, c'era un grande cast americano. Un film ambientato nel 2047 dove c'è pochissima gente rimasta al mondo, io uno di quei pochi, che faccio un caporale. Ne dimostri circa una cinquantina. È vero. Beh, siamo anche coetanei, per cui lo posso dire. Sì. Esatto, sì. Ma poi li portate così bene, cosa c'è da vergognarsi? Scusate. Ma io non faccio l'attore, però questo è il discorso. Lui almeno. Qualcuno mi sta dicendo che sto facendo la marmellata, non sì, è vero, è la realtà come dei sempre. Fatti. Ecco. Vabbè, i nostri tecnici lo sai, poi dopo ogni trasmissione ci dicono la loro. Ma invece parlavamo appunto di diamanti, parlavamo di star in generale. E invece io volevo capire una cosa, ma per quanto riguarda, diciamo, La città più importante oggi in Europa per quanto riguarda il discorso delle gemme pare che sia Anversa in Olanda. Sì, ma perché? Perché la sede di De Beer? Oppure... Sicuramente perché è il centro commerciale comunque. Mm. Da lì per passano, eccellenza, diciamo. Assolutamente. Era molto più importante negli anni passati, ora per via dello sviluppo di altri mercati come Tel Aviv, Shanghai, Hong Kong. Quindi i nuovi New mercati. York, assolutamente, ha perso un po', però rimane sempre il fulcro della commercializzazione del diamante in Europa. E quindi per questo da lì poi si riparte tutto, no? Assolutamente sì. Ma oggi parlavamo di mercati, pare che sia una nuova forma di investimento per le famiglie? Sì, beh, il diamante è stato sempre un bene di rifugio. La difficoltà stava proprio nella rivendita e quindi nell'assistere poi colui il quale era in possesso del diamante in una rivendita che gli permettesse e di rientrare del capitale ma anche del guadagno che negli anni e della rivalutazione che negli anni il diamante aveva avuto. Naturalmente andando in negozio o cercando di venderlo per strada questo viene molto più difficile, quindi oggi sono riusciti a chiudere il cerchio, ci sono alcune aziende che si occupano sia della vendita ma anche della ricollocazione e quindi può essere sicuramente una valida alternativa a quelli che sono i titoli finanziari più comunemente conosciuti. Achille, scusami, il diamante è una pietra bellissima, tutte le donne amiamo i diamanti, anche Marilyn Monroe, scusami. No, diciamo che ne dobbiamo conoscere ancora qualcuno che non li ama. Però non c'è io che mi piacciono molto i gioielli, mi piacciono molto le gemme, mi chiedo, il diamante sicuramente, ma io penso anche al sangue di piccione. Il rubino, sì. Esattamente, penso anche allo zaffiro, agli smeraldi. Il blu manto di Madonna del Madagascar, lo smeraldo colombiano. Ecco, ci sono tante altre pietre. Sì, c'è un mondo, diciamo, un universo infinito anche nel campo del semiprezioso, perché diciamo quelle più conosciute dal topazio al quarzo, all'acquamarina, da lì poi si inizia una serie di gemme semipreziose bellissime, una su tutte è l'opale, una pietra che formata favoloso, l'opale. Quasi è interamente una cosa d'acqua, fantastico, una pietra infatti. Che è quasi formata e poi anche d'acqua. Iridescente come caratteristica, ha una varietà, una gamma di colori veramente affascinante, uno su tutti è l'opale australiano che rappresenta che la favoloso. Qualità migliore che si possa trovare oggi. Ma, scusate, forse la mia è una domanda non pertinente, ma l'ambra
e può essere considerata come pietra preziosa? Sì, è una resina che si solidifica nel corso dei secoli, che troviamo attaccato comunque a un vegetale. Infatti molte volte nell'ambra ci sono degli animali che sono rimasti. L'insetto. Esatto. Danno anche questo maggiore preziosità. Certo, ovvio. Assolutamente. Okay. E dobbiamo dire che c'è l'ambra del Simeto che è molto preziosa. Avevamo anche il corallo di Sciacca, che era uno dei coralli più pregiati, infatti, prima che si distruggesse con imperizie. Ma infatti uno dei maestri corallai più importanti è quello di Trapani, il maestro Platimiro Fiorenza. Assolutamente sì, assolutamente. Sei molto esperta. Molto, direi. Vedo. Mamma mia. Non vorrei essere nei panni del compagno. E siamo in due. Mi piace comprarvi da me. Ecco, scelta. Mario, invece cosa bolle in pentola come progetti adesso, dopo aver girato il film a Roma, oggi? Adesso sono tornato qui a Catania e stiamo riproponendo La Fortuna con la F maiuscola di Edoardo De Filippo. Con la compagnia di Gilberto Idonea. Ecco, che salutiamo. Che salutiamo, e anche ho saputo che avete avuto ospiti in questi giorni del cast, come Plinio, certo, per esempio, con cui appunto abbiamo fatto questa tournée che è iniziata al Metropolitan e che non sappiamo quando finirà, speriamo più tardi possibile, ma continuerà con la provincia di Siracusa, Lentini e Carlentini, e c'è una sorpresa per gli abbonati dell'Ambasciatori con una performance o due nel mese prossimo. Com'è lavorare a Hollywood, com'è lavorare a Roma, com'è lavorare a Catania, oppure l'importante è lavorare. Esattamente. Ecco. Lavorare è bellissimo indipendentemente dai soldi che ti danno, perché io sono uno di quegli attori che si deprime talmente tanto quando non lavora, perché non ho un secondo lavoro. Ecco, quello che faccio è solamente questo, quindi non lavorare mi deprime un poco. Quindi teatro, stare 3 settimane in prova con tutta la compagnia è fantastico, che ti paghino poco tanto ha poca importanza. Infatti lui parlava poco fa di questa differenza tra il lavoro nel cinema e il lavoro nel teatro. Esatto, appunto. Importante è lavorare sempre. Senti, invece ad Achille, una cosa, ma per diventare gemmologo che bisogna fare? Bisogna studiare gemmologia. Ci sono dei corsi specializzati, ci sono 3 istituti su tutti, che sono l'IGI di Anversa, l'HRD di Anversa e il GIA, il Gemological Institute of America, che è praticamente la scuola che ha l'istituto che ha inventato, non dico la gemmologia, però i parametri secondo i quali oggi si dividono e si classificano i diamanti fanno tutti riferimento al metodo GIA. Naturalmente saranno tutte scuole blindate, perché se dovete fare lezioni sul campo, assolutamente per entrare abbiamo le guardie armate davanti alle porte. Immagino. E quindi il mercato futuro, tu pensi che possa essere quello delle gemme? Assolutamente sì, perché comunque sono beni che andranno ad esaurirsi prima o poi, si fermerà, si stopperà l'estrazione, e quindi si farà l'uso soltanto di quelle che si hanno già. Perfetto. Purtroppo siamo in chiusura. Noi ringraziamo Mario Pinato, grazie di essere stato qui con noi. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Ti aspettiamo nuovamente in radio, chiaramente ci dirai quali saranno l'evolversi della tua carriera splendida. E poi, a parte il teatro, l'aspettiamo anche in televisione, al cinema, con qualche. Certo. Adesso appunto che uscirà il nuovo film, lo andiamo vedremo a vederlo sicuramente tutte al cinema. Le sale cinematografiche. Per Achille invece ti aspettiamo veramente un'altra volta per poter parlare, per non vedo l'ora. Approfondire ecco, magari di più io questa... con le mie conoscenze sì, delle gemme magari... ti farò delle domande un po' più insomma così particolari. Ecco. Aspetterò con impazienza quel momento. Va bene, grazie. Ciao, ciao ragazzi, ciao Franco, ciao, alla prossima, ciao. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP, le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Mario Christmas, le più belle melodie di Natale rivisitate da Mario Biondi.
nell'album due grandiosi inediti. Mario Christmas, il tuo disco di Natale. I'm dreaming of a white Christmas. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun now.